Con questa lezione vedremo come creare un proprio personale indirizzo di posta elettronica. Ora, magari qualcuno di voi già ha un'email, ha un indirizzo di posta elettronica. Ok, no problem, non è necessario che averne solo uno. Di indirizzi, uno di casella postale, uno ne può avere N, quante ne vuole, presso i vari fornitori di servizi di posta elettronica. Ora, uno dei più importanti che oggi vi illustro è proprio Google. Google, come vi ho già anticipato nelle precedenti lezioni, oltre ad essere un motore di ricerca, ha tante altre cose. Una di queste cose è proprio quella di fornire servizi di posta elettronica, dandoci la possibilità di creare presso il loro host, quindi presso il loro dominio, che nella fattispecie si chiama Gmail, googlemail.com, quindi presso gmail.com noi possiamo crearci una nostra casella postale e con quell'email dialogare, inviare e ricevere messaggi con tutti gli altri utenti di cui conosciamo appunto l'email. Come si crea un indirizzo di posta elettronica presso Google? Beh, si comincia dalla pagina principale di Google, come vedete www.google.it, poi guardate, si clicca su questo pulsante Accedi e si viene invitati a creare quello che nel gergo si chiama account, quindi una propria registrazione individuale ai servizi Google. Attenzione, quello che staremo facendo ora non sarà semplicemente la creazione di un indirizzo di posta elettronica, ma con questa operazione noi andremo a creare una chiave che sarà nostro email, con la quale potremo aprire tutti i servizi che personali che Google mette a disposizione. Per questo lo chiama più genericamente account. E come vedete, il motto con cui Google introduce questa operazione lo spiega, lo rende anche evidente: un unico account per tutto il mondo Google. Però adesso a noi interessa creare l'account per il mondo posta elettronica. Si comincia allora, creandolo, quindi cliccando su Crea un account. Bene, si compila un modulo molto semplice dove si devono indicare i propri dati personali, alcuni sono obbligatori, altri facoltativi. Bene, il campo obbligatorio è il nome. Ora io qui dovrei scrivere Francesco Leonetti. Per questo esempio userò un nome, diciamo così, di fantasia, quasi. Per esempio, faccio finta di chiamarmi Andrea. È di cognome Learning. E poi devo scegliere il mio nome utente, che sarebbe quella parte sinistra che identifica la casella postale, vedete, nel dominio chiocciola presso gmail.com. Ora, quell'etichetta, ovviamente, nell'ambito del dominio, per evitare che ci possano essere ambiguità o omonimie, deve essere unica. Quindi, ad esempio, se io scegliessi, e come vedete, come Google suggerisce, è possibile utilizzare lettere, numeri, punti, ma non spazi e non caratteri speciali, come la chiocciola, per esempio, o punto esclamativo, le virgolette o le vocali accentate, quelle non vanno bene. Quindi solo le semplici lettere dell'alfabeto, eventualmente dei numeri ed eventualmente dei punti. Quindi, per esempio, io potrei tentare di creare un account del tipo francesco.leonetti presso gmail.com. Ora vado a indicare la password, però come vedete Google ha già verificato se già quell'email, cioè quell'etichetta, quella casella postale, quel nome di casella postale, non è stato già usato da un altro. Ebbene, in effetti temo di non essere l'unico nel mondo internet a chiamarmi Francesco Leonetti, qualcun altro prima di me ha già impegnato quell'etichetta. Allora vengo invitato a scegliere un altro identificativo, un altro nome utente, un altro account. Questi sono tutti sinonimi. Tanto
Tra l'altro, come fa osservare anche il messaggio qui di errore di Google, bisogna tenere presente che nell'email non c'è differenza tra maiuscole e minuscole. Quindi, quando anche dettate un'email a qualcuno, non perdete tempo a specificare è tutto minuscolo o con la F maiuscola. No, dovete soltanto stare attenti a indicare se ci sono dei puntini nel nome utente, nell'email in generale. Ma con l'email non c'è differenza tra maiuscole e minuscole, mentre c'è questa differenza nell'indirizzo web. Alcune volte ci può essere. Per il momento ignoriamo questa cosa, focalizziamoci sulla posta elettronica. Ora devo trovare un nome che sia univoco, che non sia stato scelto da altri. Provo a questo nome, Andrea Learning, tutto attaccato, così non complichiamo neanche la vita col dire mettici un puntino tra Andrea e Learning. Vediamo se esiste. Ecco, non mi ha dato nessun errore, quindi vuol dire che è libero. Allora lo sto impegnando io in questo momento. Ora devo specificare la password, che dovrà essere una parola segreta alla stregua dei PIN del bancomat, che dovrei conoscere soltanto io, evidentemente. E la scelgo io, me la invento. Ora, non deve necessariamente coincidere con eventuali password che usate in altri contesti, no? Certo, capisco che per questioni di praticità, per non stare a ricordare 10.000 password per i vari servizi a cui si accede, uno preferisce usare sempre una password. È sempre una buona pratica scegliere una password la più criptica possibile, insomma, evitate data di nascita, nomi di familiari, cose del genere. Ora io ne scelgo una, che ovviamente non rivelo, e lui tra l'altro, in base alla scelta che sto facendo, già mi stima se è una password debole o una password sufficientemente criptica da non essere così facilmente prevedibile. Come vedete, la password che vi dovete scegliere, che mi inventate, deve essere minimo formata da 8 caratteri, senza spazi, maiuscole, minuscole, numeri, lettere, quello che volete. Ora, per evitare che ci sono stati dei refusi, che come vedete per questioni di sicurezza i caratteri che sto battendo, lui non li visualizza, li sostituisce con un pallino, proprio per evitare che magari qualcuno in questo momento sta dietro di voi e magari siete in un ufficio e quindi intercetta, può intuire qual è la password che state digitando. Ora io la riscrivo. Ok. Ora, qui mi chiede anche di specificare la data di nascita. Beh, mettiamo come data di nascita, che ne so, 19 luglio, anno, mettiamo 1966, via. E poi di specificare il sesso, donna, uomo, e come vedete, in maniera molto aperta, politically correct, è prevista anche l'opzione altro. Ora, in questo caso, Andrea Learning non è un essere umano, quindi non ha genere, non è donna né uomo, quindi è indicato specificare altro. Cellulare, ora questo è un dato che opzionalmente può essere inserito. Alle volte Google, per accertarsi dell'effettiva identità dell'utente che si sta registrando, può anche richiedere il numero di cellulare, perché invia a quel cellulare un SMS con un codice che solo il titolare di quel numero può leggere e scrivere in una finestra che Google propone. Questo nel caso in cui si attivi, soprattutto è utile nella procedura che si attiva quando uno ha dimenticato la password. Allora può rivolgersi a Google dicendo: ho dimenticato la password, mi aiuti a recuperarla? Ovviamente lui non può fidarsi del primo che chiede: ho dimenticato la password di Andrea Learning. Vuole sapere, dimostrami che chi sta facendo questa richiesta sia effettivamente il titolare di quell'email e non un altro che vuole in qualche modo sgamare la password. E quindi uno dei metodi con cui ottiene questo è attraverso il numero di cellulare. Però per il momento lo lascio in bianco. E Google richiede anche un eventuale indirizzo email che già si dispone.
come dicevo, non è necessario, non è detto che uno abbia un solo indirizzo email. Io ne posso avere uno già per conto mio, magari presso un'azienda dove lavoro, o presso un operatore telefonico che mi dà la connettività ad internet, e posso poi volere anche crearmi un mio nuovo indirizzo su Google. In questo caso, può essere utile indicare un'email preesistente sempre per quello scopo, per verificare l'autenticità dell'identità e recuperare meglio la password, nel caso la si smarrisse, la si dimenticasse. Anche qua lasciamo pure in bianco. Questo invece è un altro accorgimento con cui Google si difende dalle registrazioni automatiche che possono essere condotte da cosiddetti robot, cioè che sono software, sistemi che cercano di mettere in crisi Google inondandolo di richieste di registrazione. Ora, per scongiurare questa eventualità, quindi per accertarsi che chi sta facendo questa operazione sia effettivamente un essere umano, viene riportata qui come un'immagine piuttosto offuscata che solo un occhio umano effettivamente è in grado di decifrare. E si chiede di riportare qui il testo che si legge. In questo caso io riesco a leggere 1 4954. Ok, vado al passaggio successivo. Beh, però ovviamente devo accettare tutti i termini della privacy e dei servizi di licenza nell'utilizzo di Google. Nessuno legge in maniera dettagliata questo. In genere noi accettiamo, vendiamo la nostra anima come un Faust a tutti coloro che ce lo chiedono. E ora mi chiede se nel caso volessi salvare la password, dico di no. Bene, finito. Benvenuto. Il tuo nuovo indirizzo email è anvialearning, presso, o se preferite, chiocciola, gmail.com. Posso già in questo momento cominciare ad usare la mia posta elettronica, posso stampare il mio biglietto da visita, posso darlo ai miei amici, ai miei contatti e dire loro scrivetemi su andrealearning@gmail.com e io vi risponderò. Cliccando su inizia oppure cliccando anche qui è possibile cominciare. Cliccando su inizia, ecco, torno nella home. Tra l'altro, guardate come marketing Google è effettivamente number one. Avendo io messo come data di nascita 19 luglio, che accidentalmente coincide con oggi, la data in cui oggi sto registrando questa lezione, probabilmente la starete vedendo in un'altra data, perché queste lezioni non sono in diretta. Ebbene, siccome oggi è 19 luglio, Google mi saluta con una festa di compleanno, mi mette a disposizione queste torte simpaticamente. Ora, in realtà io voglio cominciare a usare il servizio di posta elettronica, clicco su Gmail, come vedete, guardate qua, intanto notate che sono autenticato con il mio account, andrealearning@gmail.com. Ora clicco qui su Gmail e finalmente accedo all'area web, nella quale io troverò i miei messaggi di posta elettronica, quelli che man mano mi arriveranno. Ora, la prima volta, Google si accorge che è la prima volta che ci vado, quindi mi proporrà ecco, qui vuole che io installi questo Google Talk plugin. Per il momento dico mai per questo sito web. Poi mi propone una guida tutoriale. Se volete, potete anche svolgerla, basta cliccare su avanti e leggere quello che Google vi propone. Io in questo caso, per non appesantire ulteriormente questa lezione, chiudo e vado direttamente al sodo, diciamo. Ecco, questa è l'interfaccia di gestione per la consultazione e l'organizzazione dei messaggi in posta elettronica che potete ricevere e per l'invio dei messaggi. Se io, ed è un argomento che tratteremo in una prossima lezione, quindi per oggi fermiamoci all'aver creato un account su Google, e quindi un account su Gmail. Come vedete, l'abbiamo creato, siamo entrati, per uscire si va qui e si clicca su Esci. Ok? Si viene riportati al punto di partenza. E quindi magari si va su google.it di nuovo per riaccedere, no? Si clicca di nuovo su Accedi. Ora lui già propone andrealearning presso gmail.com come account e chiede la password. Scrivo la password.
devo ricordarmela, quella che ho inserito durante la registrazione, accedo, adesso faccio come sono rifuso. E ora mi sta chiedendo di, alle volte lo fa, ripeto, vuole completare la registrazione con un numero di telefono, con indirizzo email di recupero. Per il momento dico no, grazie, procedo. Ed eccomi ritornato alla pagina di prima ed eccomi che cliccando su Gmail ritorno alla pagina di gestione della mia posta elettronica. Bene, fermiamoci qui, la prossima volta vedremo come scrivere messaggi, come riceverle, come organizzarli.